Buonasera a tutti, sono in diretta qui da Brivio Libreria per la presentazione Io sono il male di Andrea Cavaletto e Lisa Zanardo. Ho il piacere di essere qua con Andrea, grazie di essere venuto questa sera. Grazie a te. Ciao a tutti. Lisa non è potuta venire, ma ne parleremo anche di lei. Però vi presento un po' gli autori di questo libro che oggi andiamo a presentare. Abbiamo Andrea, classe 1976, Ebbene sì. illustratore, sceneggiatore e ovviamente scrittore. E ha collaborato e collabora con numerosi editori e produttori internazionali, anche italiani ovviamente. Abbiamo la Warner Bros., abbiamo Sergio Bonelli Editore, Walt Disney, ce ne sono tantissimi, resterei a citare qui per ore. E poi abbiamo Lisa, che non è qui presente, classe 1982, e non è qui a causa della sua malattia, che possiamo dire perché tratta anche all'interno del libro. Assolutamente, sì, si può dire. È perché è lontano lei, Allora, giusto? lei sta a Padova, vicino a Ok. Padova, quindi proprio per la malattia, quindi la sclerosi multipla di cui è affetta, tende a non viaggiare troppo. E in questo caso ci sono io che farò le veci anche sue. E che ti facciamo venire fin sui monti, Vabbè, dai dritti al ma freddo. io viaggio, facciamo così, sono quello che si sposta. Non era il caso di appunto disturbarla perché è per lei uno spostamento, comunque una fatica, quindi. E lei è proprio scrittrice e si occupa anche del Cuore Trascritto, è un blog di Ali di Porpora. Esatto. Esatto, proprio quello. Lei ha scritto per scrivere per Ali di Porpora, dove si parla appunto anche della malattia e della sclerosi multipla. Oggi presentiamo questo home thriller, Io sono il male, ed è la storia di Stella, una giovane donna che sta sfuggendo da una relazione che non la soddisfa, decisamente sterile. E così parte per la Riviera Ligure, ce la faccio a parlare, e nel suo viaggio verso il mare un incidente d'auto. E qui Banale, ha banale incidente. e qui incontra due persone molto particolari e la sua vita cambia radicalmente. Prima di parlare della trama vera e propria, insomma, per non andare a spoilerare e invitare i nostri lettori ad acquistare il libro, Sì, perché è vorrei un po'. difficile parlare di questo libro senza spoilerarne, lo Perché so, andando nel lo dettaglio, so. giustamente anche il genere richiama, no? Se andiamo troppo a raccontare nel dettaglio, poi finiamo per togliere il suspense. Basta pochissimo per raccontare già qualcosa di troppo. È costruito in un modo per cui in effetti ci sono tanti bivi narrativi e quindi a ogni bivio, se racconti qualcosa, ti sei mangiato già una parte del libro. Esatto, quindi non volevo toccare dei tasti che potessero andare a Saremmo un spoilerare. po' eterei. Un po' eterei. Beh, prima di parlare proprio della protagonista che vorrei andare un attimo ad analizzare con te, vorrei chiederti come vi siete scelti tu e Elisa, Sì. come è nata questa collaborazione e soprattutto mi chiedo, è difficile scrivere a quattro mani? Ok, ti rispondo a tutte e due le domande. Allora, come ci siamo scelti? Direi caso. Poi io non credo nel caso, quindi in realtà io penso che basti guardare, unire i puntini, no? Per cui c'è un percorso e se tu lo segui arrivi a una determinata meta. In questa specifica situazione cosa è successo? È successo che da un po' di tempo a questa parte, direi qualche annetto, un mio caro collega e amico Pasquale Ruiu, che è scrittore di EO e anche della Bonelli, soprattutto su Tex Willer, mi stava spingendo a pensare di scrivere un romanzo, perché mi diceva: secondo me tu hai raggiunto una certa maturità per cui puoi provare, cioè dovresti provare a spingerti sulla letteratura, cioè sulla letteratura, diciamo, ufficiale. Io sono fondamentalmente sceneggiatore da 20 anni a questa parte, e sceneggiatore di fumetti e di cinema. La letteratura l'ho sempre guardata un po' da distante, ho scritto qualche racconto ogni tanto, però un conto è scrivere, cioè sono proprio due modi di scrivere completamente diversi, sceneggiatura e letteratura. Sì, molto. E quindi lui mi diceva, mi stava spingendo e io ero un po' titubante perché proprio per come sono fatto io non sono uno che si butta, cioè prima di fare le cose tendo a studiare bene il giocattolino che ho davanti.
ho fatto così per il cinema, ho fatto così per il fumetto, cioè prima di arrivare ci sono passato per vari step. E così ho fatto anche più o meno con il libro. Non volevo partire al buio. Avevo in mente questa storia, una storia, volevo fare un thriller sulla malattia. Io fondamentalmente qualsiasi cosa scriva, scrivo per esorcizzare determinate paure o comunque ansie, che io ho un sacco di ansie, fortunatamente, per cui sono una fonte inesauribile di racconti. E una di queste mie ansie è proprio, essendo un po' ipocondriaco, la paura della malattia. E mi ero detto, se, mi piacerebbe fare una storia in cui si parla della malattia vista come un killer. Quindi la tagline di Io sono animale potrebbe essere proprio il killer e la malattia, no? E, però non avevo idea se farci una graphic novel, se farci una sceneggiatura per un film, se farci appunto un romanzo. Era lì, era nell'aria. E c'era Pasquale che a ogni cena in cui ci vedevamo mi diceva, allora, hai pensato qualcosa, hai fatto qualcosa? Io dicevo, sì, adesso ci arrivo con calma. Proprio sto di Mi ansia. aveva messo sto, sì, esatto, mi aveva messo sto tarlo e in quel periodo è spuntata Lisa Zanardo. È spuntata Lisa, ma casualmente, cioè era un'amicizia su Facebook, non ci siamo mai conosciuti, mai visti prima. Semplicemente lei mi aveva chiesto l'amicizia perché dice che leggeva dei miei post e le sembrava una persona intelligente. Questo l'ha detto lei. Sinceramente io quando vedo certi post che faccio dico, non so come si faccia a capire che sono una persona intelligente, tra l'altro sono i post dove ho più like, quelli cretini, però lei qualcosa ci aveva visto e poi da lì aveva iniziato a leggere un po' di cose mie e le piacevano le cose che scrivevo, infatti mi ha comprato alcuni fumetti di Paranoid Boy, che è la mia creatura, cioè il personaggio creato da me. E quindi ha iniziato a scrivermi normalissimi messaggi in chat, facendomi complimenti, dicendomi. E io ho iniziato a chiederle che cosa facesse nella vita, eccetera. È saltato fuori che lei era una scrittrice. Era una scrittrice, mi ha fatto leggere un po' di cose sue. Lei fondamentalmente aveva già scritto un saggio e un romanzo. Tutti e due parlavano della sua condizione, cioè la sclerosi multipla, di cui soffre Dada, cioè ha scoperto, gliel'hanno diagnosticata, adesso non mi ricordo però parecchi anni fa, ma probabilmente, sicuramente c'era già anche da prima. E diciamo che quindi lei ci ha convissuto, ci convive tutti i giorni, fin da quando era una ragazzina e la conosce bene. Ci convive, non la teme, l'affronta. Io, mentre leggevo le sue cose, che sono distantissime dalle cose che faccio io, perché io sono specializzato in horror, thriller, dark, lei invece aveva scritto Visioni d'amore color lilla, che è una storia d'amore, in cui c'è dentro appunto un po' della sua biografia e un po' della sua malattia, e poi ha fatto, ripeto, questo saggio, per cui le ho anche fatto la copertina, perché nel frattempo le nostre. Ci abbiamo iniziato a chattare un po' più assiduamente, quindi mi aveva chiesto se potevo realizzare la copertina di questo saggio che stava facendo uscire. Ho detto assolutamente non c'è nessun problema. E mentre leggevo dicevo, beh, però ha uno stile di scrittura che è abbastanza simile al mio, cioè ci mecciavano. Mecciavano e avevo le rotelline che giravano in testa, per cui a un certo punto le ho fatto questa proposta indecente, le ho detto, guarda, io ho un'idea in testa per fare una storia. Mi piacerebbe buttarmi nella letteratura e provare a fare un romanzo. Tu potresti avere uno stile che va bene con il mio, in più tu non sei specializzata in fiction, perché alla fine non ha mai raccontato storie non inerenti troppo alla realtà. E ho detto, che ne dici se proviamo a fare una cosa assieme? Così. Io ti faccio una specie di corso intensivo sulla scrittura creativa, siccome sono anche insegnante alla Holden di Torino proprio su questo argomento, quindi scrittura creativa, e sono abituato a lavorare in team, e qui rispondo anche alla tua seconda domanda, cioè non ho paura a collaborare con altri perché ho questa formazione che mi permette di collaborare con più persone, perché sia quando insegno, quindi sono con un gruppo di ragazze, ci metto anche lì del mio, sia nella sceneggiatura, soprattutto di cinema, non sono mai da solo, non si è mai da solo a scrivere una sceneggiatura di un film, anche i film piccoli che
che scrivo io, cioè io non scrivo per Hollywood, però scrivo per i low budget movie, cosiddetti low budget movie, però anche lì c'è sempre qualcun altro con cui devi interagire. A volte il soggetto non è mio e devo svilupparlo, a volte lo sviluppi e poi subentra un altro co-sceneggiatore, a volte è lo stesso regista che ti dice come modificare la storia, quindi sei sempre lì che devi cooperare e collaborare, questo non mi spaventava minimamente. Per cui ho detto, io ti faccio questo corso intensivo sulla scrittura creativa e io da te imparo i meccanismi della scrittura proprio narrativa, dei tempi del romanzo. Ha accettato e abbiamo cominciato ed è uscito fuori il libro. Se poi vuoi sapere anche come proprio tecnicamente abbiamo lavorato, te lo dico. Scusa, Ti scusa, scusa, scusa. preoccupare, problemi tecnici. Non ce l'ho mai la stoleria, bello della diretta. No, praticamente io ho creato la struttura del romanzo, Sì. capitolo per capitolo. Le dicevo ogni settimana, ci facciamo una specie di meet online, e le dicevo cosa doveva succedere in quel capitolo. Quindi le davo una specie di scaletta, come si fa proprio anche nel cinema, no? E qui mi ha aiutato con la mia esperienza in campo cinematografico. Lei la sviluppava mettendola in prosa senza dialoghi, perché una Ok. cosa su cui sono forte mi dicono i dialoghi, sono un Beh, ottimo vista anche la tua dialoghista. formazione, direi che Sì, sì. riesco a rendere abbastanza bene i personaggi attraverso i dialoghi, eccetera, e quindi ho detto i dialoghi, se non c'è problema, li curo io. Quindi lei ogni capitolo lo sviluppava in una settimana, ogni settimana sviluppavamo un capitolo. Io lo rieditavo con la mia esperienza proprio di editing, lo spoltivo, ci aggiungevo qualcosa di mio, perché comunque i pensieri sono quelli della protagonista, Stella, che in parte è un alter ego di Lisa, però ci doveva essere anche del mio, e poi ci aggiungevo i dialoghi. Step by step siamo arrivati alla fine del romanzo, quindi immaginerai, ci abbiamo messo un annetto, perché una settimana, Eh un beh, capitolo a settimana, con le revisioni e tutto. c'è il tempo È dovuto stato comunque. un sì. C'è chi scrive anche più velocemente, però avendo sia io che lei altri lavori, direi che è andata bene così. Direi proprio di sì. E appunto mi hai anticipato, che era quello che volevo chiederti, la protagonista e l'alter ego di Lisa. Sì. Quindi ci ha Cioè, buttato molto di se stessa all'interno. sì, è stato, anche per lei è stato quasi, me l'ha detto alla fine del libro, è stato quasi terapeutico. Perché la protagonista effettivamente combatte contro il male, no? Il male inteso proprio come malattia. Elisa, anche nei suoi libri precedenti e anche nei suoi scritti per Le ali di porpora, non aveva mai affrontato la malattia da quel punto di vista lì. Cioè l'aveva sempre affrontata da un punto di vista, diciamo, un po' più medico, un po' più distaccato, un po' più. Cioè non c'era entrata così dentro come invece siamo riusciti a far entrare la nostra protagonista. E ci sono dei capitoli che sono forse i capitoli più forti, dove proprio lì c'è tutta Lisa, c'è tutta la sofferenza di Lisa e la forza e la voglia di combattere di Lisa. Adesso non stiamo a dire quali saranno i capitoli, tu l'hai detto e lo immagini. Però, tra l'altro, la gente in quei capitoli lì, che sono i più forti, ci vede tanto della mia mano e posso assicurare che invece non ho fatto molto in quei capitoli, perché io l'ho detto, tu mi devi dare proprio le sensazioni che hai sentito nei momenti delle crisi. Io volevo quello e quelli sono stati i capitoli decisamente più emozionanti ed emozionali per lei, perché ovviamente sono andate a toccare delle corde che neanche lei aveva mai osato toccare, perché è andata proprio a scavare dentro i momenti più dolorosi, più difficili, mentre prima magari parlava della malattia in sé, come si affronta quotidianamente, come si può gestire, come si può reagire, però sempre in modo molto distaccato, in modo molto pacato. Qui invece era una scazzottata, cioè era un incontro di boxe tra lei e la malattia.
E questo credo che sia il punto di forza del romanzo, e tra l'altro il punto di forza che fortunatamente è stato anche capito da chi l'ha letto e anche dai recensori, e addirittura mi ha fatto tantissimo piacere che una delle prime interviste che ci è stata fatta è stata proprio da Medici Italia, il sito, il portale, che è un portale assolutamente super serio, e quindi avere un'intervista fatta da Medici Italia, appunto, che ci vengono a chiedere informazioni su come è nato il libro, eccetera, quando in realtà di solito non parlano di letteratura, ma parlano di, se parlano di Saggistica. letteratura, sì, letteratura medica e saggistica. Ecco, questo è stato il primo segnale che ho detto, Sì, probabilmente comunque. abbiamo azzeccato, cioè siamo riusciti ad arrivare a quello che io volevo, quindi arrivare a fornire un romanzo sì di intrattenimento, perché alla fine ha tutte le cliché, è brutto dirlo, però ha tutte le caratteristiche di un thriller, o meglio di un non thriller, per dirlo all'americana comunque, un thriller psicologico, però allo stesso tempo ti parla di molto altro, cioè ti parla a livello psicologico di rapporti affettivi malati. Ti parla appunto di malattia fisica, ti parla di malattia mentale, cioè la malattia viene analizzata veramente sotto vari aspetti e viene affrontata sia la malattia stessa che tutto quello che ruota attorno ad essa, cioè come ci si sente quando si è malati, come si sentono le persone che hanno a che fare con la gente malata, come si può reagire o soccombere alla sofferenza. Credo che ci sia tutto. Sì, sono d'accordo perché il quadro che mi ha stupito di più è stato proprio la protagonista perché riuscivi ad entrare in ciò che era il suo pensiero e non è facile, nel No, senso che lì perché è sì. un pensiero opposto al tuo comunque perché non vivi le stesse cose, non le vivi nella stessa maniera, il fatto di riuscire a interpretarle così bene vuol dire che hai proprio dato bene il carattere psicologico invece. Sì, lì diciamo, lì scherzosamente Lisa dice che il suo alter ego, appunto, è Stella, il mio alter ego è Milan. Bravissimo, perché io volevo arrivare lì, perché tu mi hai detto che sei un po' quello che ha piantato lo scheletro della questione, però sai che tutti i pittori ci nascondono l'autoritratto un po' nascosto lì nei punti ed è un po' difficile non mettere un po' del proprio, quindi mi chiedevo tu dove fossi Sì, io mi celato. sono curato di più la parte maschile. Sì, avevo dei C'è doti per tanta la fiction, ammetto che c'è tanta costruzione. fiction perché il personaggio di Milan è particolarmente controverso. Esatto. E quindi lo diciamo, diciamo. Così come c'è tanta fiction anche nel personaggio di Stella, perché Vabbè, sì, non è che poi ovviamente è fa così. tutta un'evoluzione, all'inizio è rappresentata in un certo modo, come una donna sconfitta, se vogliamo, abbandonata a se stessa, persa, e invece poi ovviamente fa tutto un suo percorso all'interno del libro, proprio quando incontra Milan e Irene, che sono questa coppia che appunto si troverà a incontrare fortuitamente o malauguratamente dopo questo banalissimo incidente sulla riviera di Portofino, dove inizia tutto. Ero curiosa, volevo chiederti questa cosa perché poi in realtà non conoscendoci mi sono fatta tutte le mie fisi, mi ho detto, beh, sapendo di lei, che era un po' il suo alter ego, mi chiedevo dove tu ti fossi celato, dove ti fossi nascosto e avevo presupposto un pochettino No, che in realtà fosse l'interno. a me piacciono tantissimo le storie psicologiche, quindi l'horror psicologico, il thriller psicologico, e quindi uso tanto la psicologia. Cioè, mi hanno definito lo scrittore psicologico, e va bene, non sono uno psicologo, però mi avvalgo tante volte proprio per evitare di scrivere stupidaggini. Fortunatamente ho delle amicizie che lavorano proprio nel campo e quindi prima di andare in stampa, comunque prima di proporre un progetto, quando c'è qualcosa su cui non sono tanto convinto, lo faccio leggere a chi è proprio del mestiere, così mi danno delle dritte oppure mi dicono questo ho sbagliato, cambia prospettiva. Per cui, insomma, castronerie non le dovremmo aver scritte, ecco. No, dal mio punto di vista direi proprio di no. Ma volevo un attimo trattare con te il tema della magia e dell'esoterismo.
perché abbiamo anche questo, Che è un altro degli argomenti che vi piacciono molto. questi ingredienti all'interno, come se non ce ne fossero già moltissimi, e questo va un po' a dare il sale, secondo me, Sì, alla pietanza. anche perché non è così insistito come in un romanzo horror. Esatto. Qualcuno, ma secondo me, conoscendo il mio retaggio, lo ha definito un horror thriller. Però secondo me no, questo qua è proprio un thriller e basta. Cioè la parte orrorifica, insomma, non si vede, non c'è. Perché l'esoterismo, per come è trattato in modo decisamente razionale. Cioè non ci sono fantasmi, non ci sono... Ci sono degli spiriti, senza dover dire troppo, però non è che si manifestano concretamente, non è che a un certo punto compare lo spirito e ti fa buh, cioè sono sensazioni, ecco, gli spiriti sono una sensazione che sta sulle spalle dei protagonisti. Quindi se tu sei più portato a scavare dentro te stesso e dentro la tua anima, e probabilmente li vedi questi spiriti, così come li vedono certi personaggi del libro. Se invece sei più razionale, interpreti tutto sotto un altro punto di vista, cioè semplicemente, come ho detto prima, come se fossero delle sensazioni. Però è ovvio che lo spiritismo ha una sua importanza all'interno del libro, sempre in rapporto con la psicologia dei personaggi. In questo caso soprattutto della controparte maschile, cioè Milan, questa figura secondo me molto affascinante e interessante, non perché è costruita su di me, Stavo per mandarti la la piccata. sento, ti ho anticipata, so quando sto andando ad infilarmi in qualche ginepraio, no, però è sicuramente affascinante come personaggio perché... non capisci, cioè non capisci se è buono, se è cattivo, quanto sia storto, quanto sia contorta la sua mente. Anche lì bisogna fare attenzione a spoilerare, però ovviamente non è una persona razionale, non è una persona... No, difficile descriverlo senza Sì, toccare dei difficile punti. descriverlo. È un dottore. Ok, un dottore di una notevole importanza, quindi di una notevole statura, rinomato, apprezzato da tutti, che però con un passato decisamente problematico e oscuro, fatto di sofferenza e anche di mistero, tanto mistero che però tiene ben celato a tutti. Ma che ogni tanto affiora, e affiora proprio nel suo modo di comportarsi, di relazionarsi con le persone. Di più non si può dire E vorrei anche un attimo parlare con te dell'orrore proprio di per sé, nel senso che io più che una sensazione di paura, perché l'orrore a me richiama subito la paura, è più all'Edgar Allan Poe una questione, ho sentito un po' più quell'ansia, quell'angoscia, L'ansia, esatto, quindi era un po' quello l'orrore che si Sì, intendeva raggiungere, no? Quella palpitazione come il sento cuore io, nascosto sotto il pavimento, cioè. essendo io un tipo molto ansioso, riesco a trasmettere, questa è una cosa che dicono, molto molto bene l'ansia, più che la paura, anche perché la paura è molto difficile da rappresentare in un romanzo, Sì, in perché un non riesci. fumetto, in un racconto, cioè la paura secondo me se vuoi proprio fare il jumpscare lo fai nel cinema. Perché nel cinema c'hai le figure in movimento, c'hai i rumori, c'hai le musiche, c'hai le voci, e quindi è più appannaggio del cinema, i jump scare, la paura, quella, così il salto. L'ansia la puoi costruire molto bene, invece, e la costruisci bene sia nel fumetto che nel libro, nei romanzi, nella letteratura. Quindi sì, l'idea mia, ma l'idea non è... Sono quelle cose che faccio, ma non so neanche, non è che cioè sono portato a farle, ma non è che ci penso. Quando scrivo, arrivano, sono quelle sensazioni che arrivano al lettore. Che poi tra l'altro adesso tu mi dirai, oddio, cioè io proprio ho fatto una cosa diversa di un libro, però in realtà si vede tantissimo, secondo me, anche la tua formazione, perché, ed è una cosa positiva, si crea un'immagine molto nitida in testa.
Cioè, Un po' cinematografico. sì, avreste mai pensato di riportarlo poi al contrario, cioè di sempre del libro e poi di portarlo anche dal punto di vista Cinematografico, certo, ci cinematografico? sto pensando. Oh, Sì, fantastico, no? Ecco, perché secondo me lo è moltissimo, cioè ci stiamo lavorando quasi più come assiduamente. serie, quasi che film, Addirittura, sì, addirittura. io quando Cioè, me lo sono immaginata così io io. quando l'ho pensato, nel momento in cui lo realizzavamo io e Elisa, io avevo in mente proprio una serie TV, una miniserie TV. Ecco, vedi? No, ci hai E azzeccato. sì, per come abbiamo costruito tutti i personaggi, anche quelli secondari, è come se ci fossero già gli episodi pronti. Non ti so dire al momento, perché poi ho scoperto dopo che le miniserie TV costano un sacco, sono difficili da fare. In questo momento sembrerebbe più ci sia più interesse da parte di qualche producer, però sul film. Quindi si vedrà. Però ti dico, non ti nego che sono stato proprio a Cannes quest'anno, ci vado assiduamente quasi tutti gli anni, però quest'anno sono andato quasi specificamente proprio per parlare di Io sono il mare, e ancora adesso quelle trattative sono lunghissime, sono chilometriche, basta un nulla per far saltare tutto, ci si sposta su altro. E il cinema è un mondo molto in movimento, anche perché io ci lavoro, ma ci lavoro su un cinema di un certo tipo, che come ho detto prima è quello dei low budget movies, quindi sono dei film come lo dice il nome stesso, con un budget molto ridotto, con una troupe molto ridotta, e proprio per questo di solito sono un po' più facili da realizzare, perché una volta che hai il produttore interessato che vuole mettere quei soldini che servono, trovi quei due trattori interessati, un filmetto piccolo lo riesci a fare se siamo tutti volenterosi e interessati a farlo. Io sono il male, ha bisogno di più, cioè ha bisogno di altro, anche perché la bontà dell'opera può portare a dei risultati differenti rispetto a quelli che potrebbe portare un low budget movie. Quindi, secondo me, proprio per il cuore di questo libro si può arrivare a parecchia più gente. Cioè io nei low budget movie mi diverto perché faccio delle cose veramente di nicchia che possono piacere a determinate persone e possono arrivare solo ad alcune persone perché altre si stanno ben alla larga, no? Sono quei film horror estremi, cioè certi miei film. A volte sento qualche mio fan che mi dice: ah, adesso vado a cercarmi qualche tuo film. Li metto molto, molto sull'attenti, cioè, sono io a dirgli: fate attenzione, perché se sei abituato a leggermi su Dylan Dog, certi film che faccio non fanno proprio per te. Se per te l'horror è quello di Stephen King, lasciami perdere, perché mi denunci dopo aver visto qualche mio film, no? Cioè, quindi sono io il primo censuratore di me stesso, nel senso, piuttosto di evitare problemi dopo, ti avverto prima. E questo no, non è il caso di Io sono il male. Cioè, in senso Infatti, positivo è decisamente commerciale, non in senso negativo. sì, è Cioè, quello che perché dico arriva a anch'io. tante persone. Ho sempre fatica a usare questa parola perché sembra Qualcosa di negativo, ma non lo negativa, no? è in Quando io realtà. dico, questa è la mia opera forse più commerciale, ma non nel senso è fatta per i supermercati, senza nulla togliere neanche quelle opere lì, perché dipende sempre da cosa vuoi fare, Per cioè arrivare a tanta gente, può ecco. arrivare a un grosso numero di persone coinvolgendole senza doverle scioccare. E quindi per questo ha bisogno anche di più soldi. Quindi non è così facile, però c'è già dell'interesse, per cui noi procediamo, andiamo avanti e vediamo cosa succederà da qui ai prossimi Speriamo mesi. bene, incrociamo le dita. Incrociamo tutte le dita. E invece, ma hai intenzione di continuare con i libri o è stata un'esperienza così e poi basta? Ma ti dirò, personalmente, subito dopo questo ne ho già fatti altri due. Porca miseria, Sì, più piccolini, me sono decisamente persi. più piccolini, decisamente più sul mio genere, e quindi Ok. Ah, siamo... dici i titoli, così. Allora, uno è Doll Syndrome, che è Ok. una novelization di una mia sceneggiatura, e qui siamo veramente sull'horror più estremo, quindi Ok. proprio sconvolgente, edito da Black House Edizioni, e poi l'altra è proprio un'autoproduzione che ci siamo fatti io, Fulvio Gatti, e il regista con cui spesso collaboro, Domiziano Cristofaro,
e si intitola Blue Sunset ed è un cyberpunk horror. Sì. Quelli non ce ne E sono in era Italia. una piccolissima autoproduzione, abbiamo fatto sia il film che il libro in contemporanea, abbiamo fatto uscire un gioiellino di prodotto tutto autoprodotto da noi, io comunque arrivo dall'autoproduzione e sono rimasto comunque lì in parte, cioè a me ancora adesso mi attira tantissimo l'autoproduzione perché sei totalmente libero, ti confezioni tu il tuo prodotto e sei tu padrone di ogni tua scelta. E abbiamo fatto questo prodottino dove il libro contiene anche il DVD. Ed è venuto una cosa, forse non dovrei dirlo io, però è venuta una cosa veramente spettacolare. Abbiamo fatto 100 copie di tiratura e sono già esaurite, abbiamo esaurito subito e tu dici, vabbè, 100 copie, però senza distribuzione e vendendolo praticamente porta a porta, perché abbiamo fatto un'unica presentazione, e sì, proprio una presentazione ufficiale, poi abbiamo fatto altri due incontri, due fiere nel momento delle aperture, abbiamo approfittato per fare due fiere e boh, abbiamo esaurito. E quindi, tra l'altro, non è una cosa che ristamperemo, perché poi adesso il film avrà il suo corso e il libro un altro corso. Quindi, probabilmente, siamo in trattativa per far uscire una nuova edizione del libro, diciamo una prima edizione del libro, perché quella lì era un'autoproduzione, quindi con una casa editrice, dovrebbe uscire nel 2022, però sarà il libro diverso, cioè sarà un libro. Il contenuto sarà lo stesso, ma non avrà il DVD assieme e avrà anche un'altra veste grafica, un'altra copertina, eccetera. Ci tengo a dirlo per quelli che hanno contribuito comprandolo, che non siamo gente che frega, che aspettava soltanto di vendere le copie per poi andare a ripiazzarlo da un'altra parte. Cioè, quello che abbiamo fatto è un pezzo unico da collezione e quindi rimane così. Quindi, ne abbiamo già fatti altri due, addirittura per caso, Doll Syndrome è uscito prima di Io sono il male, perché in realtà Io sono il male doveva già uscire prima di marzo di quest'anno, però causa, manco a dirlo, la pandemia, l'editore ha voluto aspettare e quindi l'ha messo in stand-by per un po' di mesi. Comprensibile. E Doll Syndrome è uscito prima perché era una piccola etichetta. E aveva una tiratura minore, una distribuzione più piccola e quindi l'ha superato in corsa. Ed è arrivato prima lui, però se ne frega. Cioè, poi Io sono male uscito e siamo a posto. E adesso stiamo valutando, in base ai nostri impegni, io e Elisa, come proseguire. Ecco, quello sì, quello stiamo cercando di ragionare, perché comunque lei ha la malattia con cui deve sempre convivere ogni giorno, in più ovviamente lavora, e idem io ho mille impegni, però ci stiamo pensando, c'è qualcosa nell'aria, abbiamo già anche qualche idea di come proseguire Io sono il male con altre storie che non saranno proprio un seguito, perché io non sono un tipo da seguito, cioè non è che se una cosa va bene allora sei lì Mi che piace, dici non sono lo un tipo da facciamo. seguito, mi è piaciuta No, la... vabbè, però così, cioè c'è quello che magari dice, vabbè, il libro ha funzionato, allora tiriamo fuori qualcosa, così puppiamo un altro po' di soldi al pubblico che ci siamo fatti. Se non c'è una idea altrettanto forte, io preferisco passare ad altro. In realtà qualche idea legata al mondo di Io sono il male ce l'abbiamo, però non come pensa, magari, come pensano i nostri lettori o la gente che ci chiede, ma allora cosa succederà dopo, eccetera. Cioè, questa è la storia di Stella e Milan, e anche di Irene, però ci sono appunto dei comprimari, dei personaggi secondari che sono comparsi, avevano il loro ruolo ben specifico, ma avevano anche tutta una storia che viene soltanto accennata e che secondo me è molto interessante. La storia di alcuni di loro che ruotano attorno ai protagonisti. E allora la mia idea è quella di Liz era, chissà se magari un giorno riuscissimo a fare una specie di spin-off. E quindi un libro sempre nel mondo di Io sono il male, ma con i personaggi che qui erano soltanto accennati. Ci piacerebbe. Molto interessante, secondo me. Vedremo. E adesso ti chiedo poi una cosa un po' diversa al di là del libro. Visto che tu hai comunque una carriera nella scrittura, nella creatività, fai tantissime cose, insegnante,
Vorrei chiederti com'è che ti sei approcciato a questo mondo, come hai iniziato? Cioè, se ti ascoltasse adesso un ragazzo giovane che magari ha il sogno di seguire la tua strada, cosa gli Tanta, diresti tanta, di fare sì. anche nella situazione di adesso? Perché immagino che magari qualche anno fa, se, ogni anno, ogni volta cambia, nel giro di pochi anni il sistema è sempre diverso, no? A me ha guidato tantissimo la passione. Cioè, più di tutto volevo fare questo e non mi ha fermato niente. Cioè, le delusioni ci sono sempre lì dietro l'angolo, però se hai una vera passione, se ci credi, ovviamente se ti impegni e ti eserciti tanto, magari, cioè... Ma per te conta il luogo? Cioè, se uno nasce in Val d'Aosta, No. lì conviene spostarsi oppure non No, vale niente? io vivo a Salassa, un paese di 1800 anime, cioè a 1200 30 anni non... chilometri da Quindi Torino, non conta nulla. no, non conta niente, non conta niente. Qualcuno in passato mi ha detto, cavolo, se tu Perché si fossi... sente Sì, spesso, no? Vai a Milano, ma vai... tanti mi hanno detto anche a me, se ti fossi trasferito, se fossi venuto a Roma, se fossi venuto a Barcellona. No, cioè magari un po' più tortuoso il viaggio, cioè non hai l'autostrada con tutti gli autogrill dove fermarti per far benzina, per farti le tue soste, per mangiare. Magari stando dove sto io devi prendere la stradina di campagna in mezzo al nulla, sterrata, in salita, con tante curve, però alla fine ci arrivi se sei convinto, no? Cioè, magari ripeto, con più fatica, con meno agevolazioni, però se sai qual è la tua meta, con diversi momenti, con diverse tappe ce la fai. Questo è un bel consiglio. L'importante è non fermarsi ed esserne proprio convinti. Sì, andare a Avere testa dura. benzina, ecco, avere benzina dentro, non rimanere a secco. Ragazzi, io sono il male, lo trovate da Brivio. Adesso Andrea andrà a firmare tutte quante le copie che sono disponibili all'interno della libreria, quindi avrete l'autografo. Quelli che hanno prenotato il libro avranno proprio già la dedica pronta e possono venirlo a ritirare. E ringrazio Andrea di averci dedicato il suo tempo e di averci Grazie preparato del suo libro. E se avete qualche domanda, perché ovviamente in diretta è sempre difficile magari porle, le volete scrivere sotto nei commenti, sono sicura che Andrea avrà a te. piacere Assolutamente, poi di venire a assolutamente. rispondervi. Sono affabile, non sono come il Milan del libro. No, anche lui comunque ha un certo Un certo fascino. savoir-faire. Mille grazie a tutti voi, una Ciao buona a serata. tutti!